Giornata da dimenticare per i veneziani, lo sciopero dei trasporti manda in tilt la città. Giallo su un corpo privo di vita ripescato in un canale, indagano le forze dell'ordine. Blitz delle forze dell'ordine a Mestre, lo stupefacente viene però lanciato fuori dalla finestra della scuola. Il sindaco Dori incontra Renzi a richiedere i soldi della legge speciale, anche Mira. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Venezia, l'informazione di Rete Veneta pronta, puntuale, in diretta con tante notizie. Iniziamo da un giallo, un turista americano è stato ripescato la scorsa notte da un canale senza vita, stanno indagando le forze dell'ordine. Il suo corpo è stato visto galleggiare in un rio interno del sestiere di Dorsoduro. SUEM e vigili del fuoco si sono precipitati a tirarlo fuori dall'acqua, ma il 29enne statunitense era già morto da tempo. Mistero sulle cause della tragedia scoperta intorno a mezzanotte e mezza e che non deve essere accaduta molto tempo prima. Un testimone aveva visto l'americano mentre barcollava vistosamente sulla fondamenta, poi sembra fosse salito su un barchino ormeggiato lungo il rio. Infine di lui si sono perse le tracce fino al ritrovamento. Agenti del commissariato di San Marco e della squadra volanti sono rimasti sul luogo della tragedia per circa un'ora, raccogliendo gli elementi necessari a far luce sull'accaduto. Nulla per il momento farebbe pensare a un'aggressione. L'autopsia chiarirà se il turista era già morto prima di cadere in acqua. Andiamo avanti con il telegiornale. Blitz delle forze dell'ordine, dei carabinieri a scuola per cercare droga e la marijuana viene gettata dalla finestra, evidentemente. Lo studente aveva notato l'arrivo delle forze dell'ordine. Spaccio di droga. I carabinieri della compagnia di Mestre hanno integrato le azioni di prevenzione concentrandosi sul fronte del consumo di droga nelle fasce più giovani, in particolare nelle scuole superiori presenti in città. Giovedì si sono presentati con una squadra di cinofili del nucleo Carabinieri di Torreglia col cane antidroga SIR, un pastore tedesco che in passato è già stato decisivo per il successo delle operazioni di ricerca, e sono stati negli istituti Giordano Bruno di Via Baglioni e Franchetti in Corso del Popolo a Mestre. Hanno controllato androni, aule e pertinenze alla ricerca di tracce di stupefacente. I controlli effettuati hanno avuto esito positivo con il rinvenimento nel cortile della prima scuola di una decina di grammi di marijuana contenuti in un sacchetto che era appena stato lanciato dalla finestra dalle aule nel giardino alla vista dei militari. Il sequestro verrà approfondito per comprendere se la marijuana fosse destinata allo spaccio nell'istituto o detenuta per uso personale da qualche studente. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori servizi a sorpresa presso altri istituti scolastici della zona. Vediamo velocemente il web con questo incidente che si è verificato nel pomeriggio tra Cesalto e Porto Gruaro in direzione Trieste sull'autostrada A4 poco prima della piazzola di sosta dell'area di servizio di Fratta, maxi tamponamento tra camion, l'autostrada è rimasta chiusa per diverso tempo e riaperta solo dopo le 16. Si sente male in piazza Barche, sentiamo cos'è successo e l'intervento da parte dei sanitari. È collassato, si è accasciato a terra ed è morto, a pochi passi dal centro commerciale Le Barche di Mestre. All'improvviso un anziano ha perso conoscenza più o meno all'altezza della farmacia davanti ai passanti che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto poco dopo sono giunti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica in un punto piuttosto trafficato della città, poco distante dalle rotaie del tram. Nonostante le manovre rianimatorie, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gestire la situazione in attesa dell'arrivo degli operatori del SUEM. I rilievi sono stati condotti dagli agenti della polizia locale. La linea T2 del tram è stata bloccata per permettere le operazioni degli uomini in divisa per poco più di un'ora, dalle 10.45 alle 12. Ladri in casa, in azione, mentre questa donna è a casa del fratello appena defunto. È disperata la signora Franca, 77enne, sorella di Armando Vallese, noto imprenditore del San Donatese, trovato morto in casa qualche settimana fa. Proprio mentre era a casa dell'uomo, infatti, i malviventi sono entrati nella sua abitazione, portandole via gioielli per un valore complessivo tra i 15 e i 20.000 euro. Non bastasse, hanno anche portato via il denaro che la donna aveva messo da parte per pagare proprio il funerale del fratello. Il furto è avvenuto in pieno giorno, mercoledì scorso, tra le 14.30 e le 18.30. E questo farebbe pensare che la casa fosse monitorata dai criminali che le hanno portato via risparmi e preziosi di una vita.
Quando è rientrata in casa, la 77enne ha notato subito che la porta della cucina non era come l'aveva lasciata, mentre nel cucinino la finestra era aperta. Inizialmente ha pensato ad una possibile folata d'aria, poi però si è resa conto che era entrato qualcuno mettendo a soqquadro le stanze e portandole via tutto ciò che aveva di più caro. Giornata nera sul fronte dei trasporti, soprattutto per chi si doveva spostare in vaporetto. Se in terraferma la giornata di scioperi indetta dai sindacati di base non ha creato grossi disagi, in laguna è stata una Caporetto. Quasi inesistenti per tutto il giorno le corse dei vaporetti, con grosse difficoltà da parte di ACTV a garantire i servizi essenziali. Al punto che il prefetto Carlo Boffi è stato costretto a precettare i lavoratori, ovviando alla mancanza dell'azienda che non aveva predisposto fasce protette e convinta che la partecipazione sarebbe stata più bassa. Oggi sono stati fermi i battelli dal Lido, dalla Giudecca e da molte isole, quindi zone che evidentemente non possono, ecco, se non nuotando, insomma, non possono i nostri cittadini raggiungere ovviamente a piedi. Penso sia una cosa gravissima, in quanto non c'è stata data alcuna informazione, per chi anche chiamava ieri veniva detto che ci sarebbero state pochissime adesioni, e questo denota non solo l'incapacità da parte della, ripeto, della dirigenza di AUM, ma anche un'arroganza per ritenere, perché questa è la giustificazione, che a questo sciopero non avrebbero partecipato molti lavoratori. La partecipazione invece è stata alta, come dimostrato anche dalla manifestazione di un centinaio di lavoratori in Piazzale Roma al grido di "siamo tutti pezzenti". Il riferimento è al termine usato dal sindaco Brugnaro per definire la famiglia di turisti che si era lamentata del conto da 526 euro in un ristorante veneziano. Il sindaco, ecco, per definirlo usando il suo stesso linguaggio, è certamente un buzzurro. Non è sicuramente un linguaggio consono ad un sindaco e soprattutto al sindaco di Venezia, e soprattutto in questo momento storico dove persone sopravvivono con 500 euro al mese, dare dei pezzenti a dei turisti che hanno speso più di 500 euro per un pranzo ritengo che sia anche offensivo, non solamente nei confronti dei turisti che visitano questa città, ma anche e soprattutto per i pensionati, i precari e tutte le persone che non arrivano a fine mese. Il sindaco di Mira incontra Renzi e chiede i soldi della legge speciale. Il segretario ha voluto sapere come va a Mira e gli ho raccontato della nostra trasferta a Roma per il comitatone e la richiesta che Mira ha fatto ufficialmente di una modifica della legge speciale. Lui ha detto di, mi ha dato il suo numero di telefono, parlare direttamente con lui, quindi è un segno di attenzione che apprezzo. Quale occasione migliore se non una visita ufficiale per discutere faccia a faccia? Il sindaco di Mira Marco Dori durante la tappa mestrina di Matteo Renzi, che in seconda battuta ha incontrato i costruttori nella cittadella dell'edilizia a Marghera, ha chiesto una modifica della legge speciale alla luce delle decisioni del comitatone il 7 novembre. La laguna non è solo Chioggia, Venezia e Cavallino, lo ha riconosciuto anche il governatore Zaia, e quindi quando si parla di laguna, anche in tema di risorse, bisogna pensare anche in chi in laguna ha ampi margini di territorio. Mira ce li ha. Il nuovo tracciato delle navi lambirà il nostro comune, attraverserà il nostro territorio, ci sono già adesso dei fenomeni di erosione e altre partite molto importanti anche sullo sviluppo della portualità, e noi vogliamo esserci, dobbiamo ritornare ad avere la dignità. Dopo 5 anni di no, vogliamo che Mira cambi verso. È tutto, grazie, buon proseguimento di serata.